ciao ragazze! Eccoci qua, io e mio marito. Bonjour. Io e mio marito stiamo qui al Carrezois, andiamo a fare shopping. Quindi ci sono, non lo so, ci sono ancora i saldi, però più che altro vado alla libreria per acquistarmi, non lo so, forse un'agenda, perché ho ancora il regalo che le mie figlie mi avevano fatto, un buono di una certa somma, quindi vado a comprarmi sia un'agenda sia altre cose, vediamo quello che trovo, non lo so, perché l'agenda ce l'ho già, però se trovo qualche cosa di simpatico vediamo. Quindi noi andiamo a fare un po' di negozi e... eccoci qua nel parcheggio e adesso scendiamo giù, andiamo e... qui si sta al fresco, ieri è un po' più fresco l'aria perché qui ha piovuto ieri sera, ha piovuto moltissimo. Dove sta mio marito? L'ho perso, ecco, sta qua. E quindi adesso andiamo a fare passeggiata, è mattina però, sono le 10, però fa un bel fresco. Mio marito è tornato a prendersi la bottiglietta d'acqua nella macchina, ecco, io vi faccio vedere un po'. Ecco, questo è per scendere giù, ecco qua, quindi non c'è tanta gente, bello tranquillo stamattina. Thank you.
eccoci qua. Noi siamo usciti da, siamo andati via dal Carrefour. Allora, non abbiamo fatto niente, non abbiamo preso niente, siamo andati alla libreria, non c'era niente di interessante e quindi ho fatto tutto, ho fatto Kiko, H&M, ma niente, non abbiamo trovato niente di interessante, quindi non abbiamo preso niente, siamo solo andati a fare una piccola spesuccia, ma mancava poche cose a Intermarché, ma non abbiamo trovato niente, altro che shopping, non abbiamo preso niente, zero, e adesso rientriamo a casa e continuerò questo vlog in giornata. Allora, siamo arrivati, ecco qua. Allora, siamo arrivati a casa, come vi dicevo, non abbiamo trovato niente. Stavano tutte nuove collezioni nei negozi e non era il momento di comprare, non mi andava voglia di comprare cose invernali. I saldi non ce ne sono più, tranne da Kiko stavano ancora qualche prodottino, ma erano rimaste tutte cose che non mi interessavano, eyeliner, eccetera, eccetera. Poi c'erano dei rossetti troppo scuri, non ho preso. La libreria, come vi dicevo, non ho trovato niente, le agende non mi piacevano e poi erano agende diciamo 2017-2018, quindi aspetterò la fine dell'anno perché come sono dei buoni regalo, quindi aspetterò più in là quando metteranno le nuove agende. Penso che comprerò quello, ma come in quel magazzino, in quel negozio ci sta di tutto, ci stanno anche le borse, ma le borse costano carissime, quindi non lo so, forse una pochette, un'agenda, vedremo cosa prenderemo, però per il momento non ho preso niente. Non ho nemmeno trovato libri per i bambini perché non ci stava niente di interessante, oggi proprio non abbiamo trovato niente, non ho preso niente. Siamo andati solo tornando, quindi come vi dicevo ci siamo fermati un po' a Intermarché, ma proprio due cosine così perché la spesa già l'abbiamo fatta. Abbiamo preso... Allora, i taralli pugliesi al peperoncino, allora 400 grammi, questa è la prima volta che li mettono perché normalmente compro gli altri nella carta, così vi faccio vedere. Normalmente al peperoncino prendiamo questi, noi appena stanno strappati un po', si blocca di tutto. Ecco, questi qua normalmente li paghiamo 1,50 euro, erano 250 grammi. Sì, sono 250 grammi e adesso ho messo questi nuovi prodotti perché questi non li avevo mai visti, 400 grammi, 1,95 euro, quindi taralli pugliesi 1,95 euro, 400 grammi. Abbiamo preso questo, poi abbiamo preso il pan carré per la colazione la mattina, dimenticate tutto, scusate, sto facendo la guerra con la borsa. Allora, ho preso questi, questo pane è quasi 90 centesimi, 89 centesimi, il pan carré, perché Lidl sta chiuso sempre, come vi ho detto l'altra volta, io preferisco quello della Lidl. Abbiamo preso il papier toilette, carta igienica, 1,60 euro, ce ne sono 6, anche questi non mi piace però molto, mi piace più quella della Lidl. Comunque, poi abbiamo preso questi filetti di panga, ecco qua, di pangas, normalmente si dice panga, hanno scritto panga, boh. Ci sono 6 filetti, no, 1, 2, 3, 4, 5 filetti, ma sono grandi. Ci sono 1 chilo di pesce e abbiamo pagato 6 euro e qualche cosa. Quindi questo. Poi abbiamo preso dei surimi, bastoncini di surimi, 20. Non mi ricordo più quando l'abbiamo pagato, 1,30 euro mi sembra. Poi abbiamo preso del affettati, quindi abbiamo preso questo salsiccia, sì, 1,50 euro, e sono questi qua con le noisette, con le nocciole, ecco qua, 90 grammi, 1,50 euro, e poi abbiamo preso la moutarde, la senape. Allora, abbiamo voluto cambiare perché normalmente la senape prendiamo sempre quella uguale, quella normale, diciamo. E invece abbiamo preso questa, abbiamo pagato un po' di più, della marca Amora, e alle spezie. Allora, non lo so come sarà. Ci sono, vedete, ci sono tutte le spezie dentro. Invece di ci stare solo la senape, vedete? Ci sta la cannella, ci sta la noce moscata, ci sta... questo non lo so che cos'è, comunque ci sta di tutto, ci sta la... adesso se vado a vedere,
Ah, ecco, ci sta pepe di Pimod Cayenne, aglio, estragon, ci sta curcuma, insomma, ci sono molte spezie dentro. Quindi vedete, infatti è molto più gialla, vedete? Ci sta il curry, mi sembra anche dentro. Quindi andiamo a provare questo. Questo l'abbiamo pagato 1,45 euro. Pure bella grande. Poi abbiamo preso un pacchetto di farina. Se casomai ci viene voglia di fare un dolce, ma con questo caldo il forno non lo accendiamo quasi mai. E un pacco di zucchero, questo mi sembra 80 centesimi e questo quasi 50 centesimi un chilo. Ecco qua, questa è la spesuccia che abbiamo fatto oggi, abbiamo speso 15 euro. E niente, io adesso comincio a preparare il pranzo, che oggi il pranzo sarà molto molto svelto perché oggi mangeremo freddo a mezzogiorno, insalata di taboulè. Facciamo, io vado a mettere questo nello freezer. Oggi facciamo taboulè, couscous freddo, cosa ancora? E basta. Con prosciutto e due uova. Ah sì, e semmai il cetriolo, ecco. Eccoci qua, siamo ancora in macchina, ma è il giorno dopo di quello che avete visto, quindi ieri era giovedì, oggi è venerdì e oggi siamo in direzione per andare allo Auchan, di preciso a Sephora, perché devo prendere un regalino per mia figlia, quindi un profumo. E quindi stiamo andando a Sephora quindi oggi voglio far vedere il tempo, è nuvoloso, ecco qua, però l'aria è bella freschina, mio marito porta la macchina, non ha nemmeno il tempo di salutarvi e niente, quindi andiamo da Sephora e poi faremo un giretto all'Auchan. Ci sta l'IKEA a fianco, ma non penso che avremo tempo perché già sono le 10:30. Il tempo di arrivare allo Auchan ci vogliono 10 minuti, 5 minuti. Allo Auchan con me. 10 minuti allo Auchan. Sephora è all'interno dell'Auchan, quindi
poi andremo a fare un giretto allo Shan. Io quando vado allo Shan perdo tempo perché ci sono molte cose, come il periodo del rientro delle scuole, perché le scuole mi sembra che vanno lunedì, sembra. No, non questo lunedì, quell'altro, mi sembra che vanno a scuola i ragazzi. C'è molta roba di cartoleria, quindi ci sono da fare un rifornimento di penne a gel che le ho pagate pochissimo l'anno scorso, mi sembra le avevo pagato 14 centesimi o 20 centesimi, una cosa del genere. E io consumo tantissimo, non lo so se mi vedete perché oggi eccomi, forse mi metto così è meglio perché là. Li consumo tantissimo perché io disegno, sapete, compro quei magazine dove dove si deve riempire il disegno e ne consumo veramente tantissimo e quindi a quel prezzo oggi vado, se trovo ancora una. L'anno scorso mi sembra che ne avevamo preso una ventina e allora prendo, se li trovo una ventina me li prendo, così sto a posto ancora un anno, un annetto. Quindi IKEA non penso che avremo tempo di andarci perché IKEA è grande, si deve andare con calma, quindi già laggiù è tardi, cioè non è che è tardi, ma il tempo che facciamo tutto il giro, insomma, non si può andare. Eccoci qua, noi entrando, non c'è nessuno, ci sta pochissima gente, quindi si possono fare le spese tranquille. Noi entriamo. Siamo venerdì sera, facciamo la pizza. Allora, pizza già fatta, già comperata, già preparata. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo queste prese, queste pizze qua stamattina all'Auchan. Stavano con il 50% di riduzione. Ecco, abbiamo pagato da 4 2 euro. Quindi abbiamo preso questa prosciutto, mozzarella e rucola. E quell'altra. Aspettate un po'. Abbiamo preso la pizza regina, prosciutto, mozzarella, funghette, olive nere e rucola. Ma noi andiamo ad aggiungere. Allora, vedete, questo è prosciutto, sta fatta bene. Queste le abbiamo mangiate già altre volte, vedete, mozzarellina. Quindi adesso mio marito adesso va ad aggiungere un po' di formaggio rapé, ma è mozzarella e Emmental. Mio marito adesso aggiunge un po', così la facciamo un po' più piena di mozzarella. Ecco qua. Sono buone. Vedete? Sono belle spesse, non sono sottilissime, sono proprio buone. Queste si passano 5 a 7 minuti al forno. Ecco qua. Poi andiamo ad aggiungere un po' di oregano e la pizza sarà buona perché se no mancava veramente di mozzarella. Mozzarella. Oggi è
Pizzaiolo Ah. Beppe. Beppe il pizzaiolo. Ok, adesso abbiamo acceso il forno, li metteremo in forno e tra 7 minuti si mangia. Ok? Boh. Io nel frattempo vado a farvi vedere che cosa ho acquistato stamattina allo Shan. Pochissime cose, ma ve lo voglio far vedere. Allora, eccomi qua. Vi voglio far vedere che cosa abbiamo acquistato allo Shan, ma quasi niente, pochissime cose. A parte che abbiamo preso la pizza, abbiamo preso le due pizze. L'insalata abbiamo preso, insomma, però abbiamo comperato, quindi mi sono presa questi colori della Faber-Castell. Oggi stavano con l'offerta 12, non c'era la confezione grande di 24, no, ho trovato solo questa e stavano al prezzo di 1,80 euro. Io ieri avevo visto uguali alla libreria dove siamo andati ieri e stavano 7-8 euro questi e non li ho presi. E oggi li ho trovati a 1,80 euro e ci sta anche per questo prezzo. Me li sono presi perché costavano proprio poco. Poi ho preso le penne che vi dicevo, quelli a gel. Non le ho trovate nere, le ho trovate solo blu e ne ho presi 5. Vedete, sono così. Sono quelli a gel che si possono fare in mandala. I disegni, colorare i disegni, quindi ne ho presi 5. Questi qua sono ottimi. Mi rimangono ancora quelli dell'anno scorso, neri, ma mi sono presi ancora 5, così ne avrò per un bel poco. Poi ho preso anche questi colori, eccoli qua, 18 colori della marca Bic. Allora stavano 1,85 euro. E con la carta dello Shan è andato 88 centesimi sul conto, diciamo, ecco. E quindi questo abbiamo pagato 80 centesimi, diciamo. Quindi un buon prezzo, proprio pochissimo. E ci sono tutti i colori, ce ne sono 24. Se non erro, ce ne sono 20, no, ce ne sono 18. Eccoli qua. Poi ho preso, ecco, siamo andati a prendere il regalino a mia figlia, eccolo qua, sta qua dentro. Questo video uscirà dopo che glielo darò, quindi vi dirò, vabbè, ve lo dico, è il profumo Coco Mademoiselle di Chanel, quindi quello che ama lei e glielo abbiamo preso. Ok, quindi. Poi, me ne avevo dimenticato, da Sephora ho avuto un échantillon di J'adore di Dior, eccolo qua, e due campioncini di maschera al limone, eccola qua, ne ha dati due, me ne ha dato uguali, peccato, ecco, maschera al limone. Ok, allora, la pizza non lo so se sarà pronta, adesso vado a vedere se la pizza è pronta. Questo è quello che abbiamo comprato oggi. Lo sciamo, vediamo se la pizza è pronta. Voilà, le pizzette sono fatte. Queste sono le due pizze. Quindi andremo a mangiarla con un po' di insalata verde.